Il panico è continuato nella notte. In molti hanno dormito fuori casa mentre i soccorritori camminavano tra le macerie che hanno sommerso Lorca, una piccola città del sud della Spagna sconvolta ieri da un sisma di magnitudo 5.2 che ha fatto crollare molti edifici provocando vittime e feriti. Il premier José Zapatero ha ordinato l'intervento dell'esercito in aiuto della popolazione colpita, sospendendo inoltre la campagna elettorale in corso per le elezioni del prossimo 22 giugno. Almeno 20.000 le persone che hanno preferito dormire all'aperto nelle stesse ore in cui sono arrivati i circa 350 uomini del terzo battaglione dell'unità militare di emergenza inviati dal governo. Altre 10.000 persone sono state evacuate nella zona dell'epicentro, localizzato proprio a Lorca, una situazione di caos e panico che le autorità ancora stentano a gestire, mentre è stato ordinato anche lo sgombero dell'ospedale cittadino dove sono stati riscontrati pesanti danni strutturali. Fonti dell'Istituto Geografico Nazionale hanno avvertito che la scossa potrebbe essere stata di preavviso e che la terra quindi potrebbe tremare di nuovo, forse con maggiore intensità, anche se la regione non è considerata ad alto rischio sismico. La Spagna non è tanto sismica come l'Italia o la Grecia, però ha la sua sismicità e non ha terremoti molto forti frequentemente, quindi questo qua è il più forte da diversi secoli. La Farnesina ha fatto sapere che secondo i primi riscontri non ci sarebbero italiani coinvolti nella zona del disastro. Simona Vasta, Sky TG24.